E ripartiamo da Roccella Ionica con questa bellissima iniziativa, il Fit Walking Panoramico. Cerchiamo di abbinare nella giornata di oggi due cose fondamentali: la salute, quindi il benessere, e la storia, la cultura del nostro territorio e la bellezza del nostro territorio. Per quanto riguarda la bellezza, ormai tutti quanti conoscete i nostri luoghi, quindi non ho niente da aggiungere. Per quanto riguarda invece la salute, visto che siamo in periodo post-Covid, posso dire con assoluta certezza che fare attività fisica e farla bene consente di crearsi una capacità di combattere le malattie. Quindi io invito e incoraggio tutte le persone a utilizzare questa, chiamavolo così, questo farmaco che è la camminata, che è il fit walking, proprio per il benessere della persona e dei propri luoghi. E pensi che si faccia, cioè si farà il fit walking quest'anno? Allora, la manifestazione, per come è stata fatta in questi 8 anni, non la possiamo fare per i motivi che tutti quanti conosciamo, però noi faremo una manifestazione con tutti, diciamo, distanziati, con tutti i requisiti proprio che possiamo appunto utilizzare per poterla fare, perché io credo che sia giusto ricordare l'evento per il proseguo poi negli anni successivi. Io devo ringraziare per tutto quello che stiamo riuscendo a fare il mio amico Nunzio, che con me qui, non so se vuole dire qualcosa. In ogni caso, anche se lui non dice niente, io posso assicurare che è una colonna portante. Grazie. Di tutta la SD Calabria Fit Walking. Grazie a tutti. Ho scelto questo modo di girare perché la salita che noi faremo adesso è sicuramente più lunga, però è un po' più dolce di quella che sarebbe stata al contrario, perché l'altra, oltre che sterrato, è più ripida, in quanto è più corta come salita, e quindi per arrivare a certe altezze bisogna, c'è una pendenza maggiore. Infatti Nunzio, che è un esperto di pendenze, perché lui per esempio ha fatto il Giro d'Italia e sa cosa significa 12%, 15%, ed è stato con me in questi giorni ad aiutarmi a capire queste cose qua. Quindi saliamo con una pendenza discreta e scendiamo poi dalla parte, diciamo, che è un pochettino peggiore come terreno. Quindi è questo. Ma l'ultima cosa che volevo dire è questo: cioè, la scoperta di questi nuovi sentieri, di questi nuovi percorsi, potrebbe essere anche un incentivo per le amministrazioni locali per rimettere per aggiustare un pochettino anche questi posti, perché vi assicuro che sono posti incantevoli, andrebbero fatti qualche stradina in più. Quindi la nostra presenza e anche la presenza di l'ente locale oggi qui con noi potrebbe anche essere di incentivo, e ringrazio Enzo Lacomo per questo, di incentivo alle amministrazioni di puntare tanto su questo tipo di come dire, anche di turismo, no? Sportivo, però ovviamente utilizzando i percorsi giusti. Ok, allora io adesso è arrivato il gruppo di Siderno, parte del gruppo di Siderno, quindi allora gli ripeterò strada facendo quello che ho detto adesso. Ok, allora 2 minuti solamente e partiamo. Grazie.
Madonna santa. Mister Lupo! Mister Lupo! Allora, le persone che sono un pochettino più veloci nell'approcciare la salita, ogni tanto magari vanno avanti e tornano indietro da soli. Dante! Dante! Ogni tanto, se siete avanti, voi stessi tornate indietro, senza che vi chiamo io, eh! Così stiamo tutti quanti insieme. Vai Lele! Vado? E certo! Adesso solo Angelo! Ah, qui ci possiamo attaccare. Mister! Aspetta che... Che storia! Che c'è una macchina! No, ora scollino, ora ci saranno 500 metri di piano, di piano e poi... No, guarda come parte. E poi 2 km 700 metri di salita. Hai visto la Maria dietro? Bella, bella. Ragazzi, siamo nei pressi di Villa Carini, con sotto c'è Villa Carini. Signori. No. Paolo, stiamo video già. Guarda, non lo so. Oh, il capo pranzo! E la chiave ci sta giro con Charlie! Mangia a netto! Se vedi come trovavo! Se pensiamo a tramonto, io spacchiamo! Tra un po' si vedrà lo stromboli pure! Sì, si vedrà sicuramente! Tu sei in pendenza, ricordo! No, non arriviamo così in alto! Acqua, insomma mi sono un po' ripresa e fermare una macchina. E Dante, ciao! Ciao Dante! Elisa, saluta! Vediamo quando siamo in posto. Rachele, Anna, siete le ultime! Ok! Stanno aspettando per fischio. Yeah, that's good.
qua, Non so. Cosa vuoi? Però questo giro che andiamo a fare adesso. No, a scendere no. È stato più di un momento in cui ho detto torna in giro. State. Vai. Allora respiriamo, via. E così cadono tutti. Allora ragazzi, venite presto che vi devo dire una cosa importante adesso, eh? Un pagamento da quota annuale. Guarda che bello, eh. Arriviamo tardi però, eh. Arriviamo con l'alba. Ed è pure panoramico. Poi però ci sono altri 150 metri, tra virgolette dico pericolosi, a scendere, e dobbiamo solamente stare attenti. Però mi dispiace solo che siamo arrivati un quarto d'ora in ritardo, perché sennò era spettacolare, ma comunque mi pare che lo è. Dopodiché io mi auguro solo una cosa, che alla fine del percorso non siete incazzate con me. No! La salita è passata. Oh, brutta. Siamo incazzati con noi stessi, ci veniamo dietro. Ma spettacolare. Voglio parlare. Lasciamo, no, dai. Forza. Dai Tiziana, vieni veloce, dai. Basta. Maria, dai, andai. Voi no, basta. Alziamo le mani, ragazzi, dai, forza. Ci sono due là, Ok, andiamo, dai. Qui appunto in che cosa non è qua. Qua si può scivolare. Che bello, bello, bello. Ok. Yes. Ci siamo nella proprietà, capito? Quindi però devo andare a provare. Guarda, ma sai che ci dice la prossima volta? Io metto un prodotto di 10 miliardi, si scende. Sì. Siccome capisci di questi che hai a casa, ci piace un po'. Ciao! Della dieta, che non però, costante. Ah, sì! Verdure, verdure. No, va bene, comunque qua non facciamo una... Ok ragazzi, possiamo andare, dai.
Mi sento in imbarazzo, sto dicendo quasi una cazzata, perché quando c'è il sole dal tramonto e illumina queste erbe qua, queste fragane qua, davano un colore spettacolare. Bello, bello. Allora vi presento la mia mamma. Oh, che onore. Nella via Crucis lei era la Madonna. E che Madonna, figliolo. Alla fine l'ho ripreso, avete fatto una considerazione a fine percorso. Allora, oggi è stato davvero qualcosa di straordinario. Ho visto negli occhi delle persone la gioia di vedere un territorio particolare che pochi conoscono, e quindi di questo sono veramente soddisfatto, perché è andata benissimo. Sicuramente abbiamo fatto sport, abbiamo fatto salute, ma ritengo che la nostra terra l'ha valorizzata in modo particolare dal punto di vista della sua struttura, della sua morfologia. Quindi il fit walking e la modalità come noi pensiamo di farlo ormai da 8 anni produce anche questi risultati.